passi la linea. Ale. Aspetti. Passi la linea. C'è il signor Gagliani su una cosa sui paganti, perché io ho detto paganti in realtà. Sì. Aspetti. Dia l'auricolare, no? Sì. Avrò sbagliato io a dire. Sì, molto. No, intanto voleva, è arrabbiato. Sì, perché il signor Alciato dice 10.000 spettatori. Paganti, però ho sbagliato io. Insista, vada avanti così, continua a insistere. Inducendo le persone che sentono la TV, che vedono Sky, che a San Siro c'erano 10.000 spettatori paganti. Si dà caso che ci sono anche 22.000 spettatori altrettanto paganti dotati di abbonamenti. Quindi i paganti sono 33.000 qualcosa, quindi lei non può dire che c'erano 10.000 persone a San Siro, c'erano 10.000 paganti di questa partita e 22.000 che hanno l'abbonamento, totale paganti 33.000. Adesso parliamo della partita. Va bene, allora, avete visto Gagliani che ha incavolato Nero, ma Alciato ha detto che durante Milan-Zurigo c'erano 10.000 paganti, no? Allora, in effetti tutti i giornali hanno scritto così, guardiamo la Gazzetta dello Sport, come è giusto che si faccia, tutti i giornali, vedete lì c'è scritto paganti 10.000, abbonati 20, cosa sono? 22-23.000 quelli che sono, quindi quanti siamo qui studio? Quanti siamo? Scusate, quindi si distinguono sempre i paganti dagli abbonati, è vero? No, è vero o no? Vero, quindi aveva ragione Alciato. Sì, sì. Alciato ha contrastato Gagliani, ma questo gli ha strappato il microfono. Quanti siamo noi oggi? 50. Quanti paganti siete? No, nessuno può pagare. No, è vero. Scusa, quanti abbonati siete? Tutti siete tutti abbonati Sky? Hanno l'HD. Quindi non siete paganti, eh? Hanno l'HD ma non sono paganti. Quindi voglio dire, alla fine, questo, cioè, è arrivata, infatti, oggi pomeriggio cosa è successo? È arrivata questa telefonata di Gagliani che abbiamo in diretta da Bergamo, cioè è arrivata durante la partita. Gagliani ha fatto chiamare un suo scagnozzo. Vediamo le immagini di questa chiamata di ecco. No, questo è Alciato. Ecco, questo è Alciato, dov'è adesso? A Tele Lapponi, l'hanno mandato a Tele Lapponi. Questa è la fine di Alciato, quindi chi vuole far tornare Alciato, chiami Tele Lapponi. Guarda, Alciato, cagionevole di salute, si ammala in un attimo. Ecco, alla domanda che mi faccio a questo punto, è giusto, e lo chiedo anche a voi, qualcuno di voi si sente di fronte a una certa arroganza del potere e avete visto la strenua resistenza di Alciato? È giusto che noi, per noi Alciato diventi un eroe? C'è qualche paese che vuole dedicare una via ad Alciato? Dico una aiuola, anche una rotatoria, qualunque cosa ad Alciato. Allora fatevi vivi, perché Alciato d'ora in poi per noi simboleggia la resistenza contro l'arroganza del potere. Grazie. Grazie Alciato, vivi per noi! Allora.